Il 6 agosto a Camerino è stato inaugurato il nuovo studentato universitario, realizzato grazie al contributo finanziario della provincia autonoma di Trento, di quella di Bolzano e dell'Anda austriaco del Tirolo. Dal prossimo ottobre, con l'inizio del nuovo anno accademico, ospiterà 456 studenti. Un evento di grandissima importanza per il cratere sismico che a 2 anni esatti dalle prime scosse del 2016 inizia a vedere i primi frutti della ricostruzione. A poche ore di distanza, il 4 agosto a Fabriano, era stata inaugurata una scuola riaperta grazie ai fondi pubblici, la prima scuola finanziata e ricostruita dallo Stato nelle aree del centro Italia colpite dal sisma. 2 strutture ricostruite dopo il sisma, 2 edifici che ospitano le nuove generazioni. Eventi da celebrare e che ci raccontano di come le Marche stiano ripartendo nonostante le tantissime difficoltà burocratiche e organizzative, i ritardi, le macerie, le polemiche. A Camerino le strutture sono nuovissime, 20 palazzine con struttura in legno, 80 appartamenti, 456 posti letto. Tutti gli appartamenti sono provvisti di 3 camere doppie dotati di una cucina e 3 bagni. Massima qualità e sicurezza sismica, ha assicurato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che ha sottolineato come queste strutture rispecchino la filosofia del governo. Non voler solo ricostruire, ma creare le condizioni per vivere in questi territori ancora meglio di prima. È un bellissimo dono, di grandissima qualità. Ho avuto modo di vedere queste strutture qualche settimana fa, erano già in uno stato avanzato di realizzazione. Si dà agli studenti che vengono su questo territorio uno spazio straordinario. La qualità dei luoghi, l'ampiezza degli spazi, dei materiali, la vista incredibile sul bellissimo paesaggio marchigiano. Noi abbiamo puntato da subito sull'Università di Camerino e sul suo rilancio come un elemento fondamentale della ricostruzione. L'università ha bisogno di tante cose, spazi per la didattica, per quelli che sono i servizi, ma più di tutti di potersi tenere gli studenti, che sono l'elemento essenziale. Un'università che si è sempre dimostrata di grande qualità, sia da un punto di vista dell'accoglienza, sia da un punto di vista della qualità della ricerca e del rapporto con le imprese locali. Per noi oggi quindi una grandissima giornata di festa, di grande importanza, perché nel restituire questi spazi si dà la certezza di poter continuare a contare sull'alta formazione e sull'università per tutte quelle che sono necessità dei nostri territori. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno stanziato per lo studentato di Camerino 4 milioni e mezzo di euro e il Land austriaco del Tirolo 333 mila euro. È un impegno in chiave europea, direi, perché noi siamo uniti dentro un'esperienza di cooperazione transfrontaliera da anni. Facciamo tanti progetti assieme e abbiamo pensato di affrontare assieme anche questo esercizio, avventura di solidarietà. Direi che è una solidarietà che ci fa molto piacere poter sostenere, perché va nella direzione della fiducia, del futuro, dei giovani, e quindi è un piccolo esempio di come 3 territori come i nostri, che sono dotati di un'autonomia speciale, non si chiudono su se stessi ma cercano di anche guardare al loro esterno. Abbiamo trovato la possibilità di lavorare anche con grande velocità e siamo contenti oggi di essere qui a dare un segnale di fiducia, come dicevo, nel futuro. Ceriscioli ha anche spiegato come è nata la collaborazione tra Regione Marche e le province autonome del nord. È nata in una, dal mio punto di vista, una riunione con Vasco Errani quando era commissario. Ragionavamo proprio del problema degli studenti e degli alloggi. Lui aveva ricevuto e raccolto una serie di disponibilità e ha pensato bene di indirizzare quella disponibilità verso Camerino. Un po' quel modo di lavorare che c'è in emergenza, di forte collaborazione, doni per noi preziosissimi, non possiamo solo ringraziare, che oggi ci restituiscono grande speranza e grande fiducia. A Fabriano l'evento è stato altrettanto importante per 2 motivi, uno di carattere sociale e l'altro politico. L'inaugurazione della prima scuola finanziata e ricostruita dallo Stato nelle aree del centro Italia colpite dal sisma,
la visita del vice premier Luigi Di Maio in un comune amministrato dal Movimento 5 Stelle. E questa è la prima scuola interamente opera pubblica che viene inaugurata, faceva parte di quel pacchetto che nel febbraio 2017 è stato finanziato. È arrivata prima di tutto anche perché la scelta qui del comune allora fu quella di farla internamente in termini di progettazione. Poi ha vinto una ditta marchigiana, in 140 giorni l'ha realizzata, realizzando quello che è un po' l'idea nostra di ricostruzione, di fare delle cose migliori di quelle che c'erano prima. Una scuola antisismica in classe quarta, il massimo, dal punto di vista energetico completamente autonoma, spazi di grande qualità per i bambini di questa comunità. Il vice premier Luigi Di Maio non ha fatto mancare le congratulazioni e i complimenti per il lavoro svolto dal comune, dal commissario De Micheli e dalla regione. Un lavoro che ha portato alla realizzazione di un'opera di eccellenza che garantirà un futuro sicuro ai giovanissimi studenti fabrianesi. Di Maio ha annunciato che il governo Conte è pronto a varare un grande piano di edilizia pubblica. Mettiamo finalmente a norma gli edifici pubblici. Il fatto che più mi ha colpito quando c'è stato il terremoto in queste aree è che i primi a sgretolarsi sono stati gli edifici pubblici. Questo non deve accadere più. Noi abbiamo in mente un piano di edilizia pubblica sia nelle aree terremotate che non terremotate d'Italia per rilanciare l'edilizia, ma soprattutto per mettere a norma gli edifici pubblici dei nostri figli, dove i nostri figli fanno scuola, dove gli impiegati pubblici lavorano, perché se riusciamo a rilanciare l'edilizia pubblica e a metterla a norma si crea più lavoro, ma soprattutto diamo l'esempio. Non vedo come si possano costringere i cittadini a mettere a norma le loro abitazioni private dal punto di vista antisismico se prima lo Stato non dà l'esempio con gli edifici pubblici. C'è ancora tanto da fare nelle aree terremotate, però oggi io ringrazio il sindaco, ringrazio il commissario, ringrazio il presidente di regione, tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, perché è un segnale che si sta portando avanti il progetto di ricostruzione. Se dovremo farlo più velocemente, lo faremo più velocemente. A settembre il commissario per la ricostruzione Paolo De Micheli lascerà come previsto il suo incarico. Il governo Lega Movimento 5 Stelle dovrà scegliere un nuovo commissario, probabilmente un marchigiano. Prima di lasciare, De Micheli ha parlato del lavoro sin qui svolto e del messaggio di speranza da lasciare alle persone colpite dal sisma. Beh, come potete vedere, un po' di opere le stiamo concludendo. Il grosso adesso sono l'apertura dei cantieri. Credo che anche per chi ha vissuto questo dramma, vedere le gru sia un segnale di fiducia. Non tutto è perfetto, abbiamo l'umiltà di riconoscerlo, ma ci sono tra ricostruzione pubblica, ricostruzione privata, delocalizzazione delle imprese, in tutto il cratere circa 2300 cantieri aperti. E io vorrei che questo, al di là del fatto che tutto è migliorabile, fosse il segnale per i terremotati, ma per il paese, che con la solidarietà ha dato un segnale forte a questi territori, che ricostruire si può, che dobbiamo potenziare gli strumenti che abbiamo di ricostruzione, ma che la ricostruzione è cominciata. Abbiamo le prime persone che tornano a casa e ci auguriamo che l'autunno sia un punto di svolta, anche numerico. Però questi 2300 cantieri ci possono far dire oggi finalmente ai cittadini che hanno perso la casa, che hanno perso la loro casa comunale, le loro scuole, che siamo partiti e che siamo partiti anche in qualità. Le immagini di questa scuola vi dicono che la ricostruzione è di straordinaria qualità.